mi diria che il futuro della lenga piemontese è infinito, perché è una lenga che viene dal cuore, resterà sempre una pera, un fondamento per il Piemonte e per tutta l'Italia. Lavoriamo tutta l'arena sambucana di Sambuco, che è un paesino vicino al confine con la Francia, nel Cuneese. L'agnello sambucano è famoso per la carne, però non sapevano cosa fare della lana. Era diventato un grosso problema, perché la lana, se la lasci per terra inquini il terreno, se la bruci inquini l'aria, era diventato un problema. Abbiamo detto: datecela, noi ve la laviamo, vi facciamo dei manufatti. E quindi da quello che era un problema ecologico è diventato invece un'ulteriore fonte di ricchezza, perché loro riescono a lavorare e a vendere tutti i prodotti che noi gli facciamo con il loro lame. E questo per me è motivo di grande soddisfazione. Mi chiamo Carlo Piacenza, sono amministratore delegato dell'anificio Fratelli Piacenza, che si trova a Pollone, in provincia di Biella, noto distretto del tessile per eccellenza, tessile laniero. Noi partiamo dall'acquisto delle materie prime e quindi qui facciamo abbiamo tutta la filiera del tessile, una filiera abbastanza lunga, quindi vuol dire pettinare, far filare, tessere e finire un tessuto. Il nostro core business è fare dei tessuti che poi vendiamo all'80% all'estero a tutti i più bei nomi e più belle griff del mondo. All'interno dell'anificio abbiamo circa 230 persone, tra impiegati e operai. Nasce qui a Pollone proprio, nel 1623 abbiamo i primi documenti dove si parla di commercianti in lana. Da sempre usiamo materie prime naturali, cioè di fibre animali, nel rispetto dell'animale, perché provengono tutte da animali vivi, vengono nel caso delle lane, delle alpache, dei cashmere tosati. Compriamo le lane solo da allevatori che rispettano un certo numero di pecore per chilometro quadro. Richiediamo e cerchiamo di comprare questi prodotti presso fattorie che a loro volta dimostrano di dare una sostenibilità al territorio. Come appassionato di materie prime, ho sempre creduto che la cosa più importante è la biodiversità. Pensiamo che in Italia ci sono ben 14 razze diverse di pecore e quindi ogni razza produce un tipo di lana differente dall'altro, e questo oggi sta diventando anche interessante per il discorso del lavorazione a chilometri zero. Noi ad esempio abbiamo lavorato una serie di prodotti di lane biellesi che veramente più chilometro zero di così non esiste, addirittura con una tracciabilità fantastica, perché io credo che su ogni plaid coperta che abbiamo fatto con queste lane quasi possiamo dare il nome della pecora. Sappiamo benissimo dove andare a reperire le lane autoctone, addirittura poi siamo diventati un po' un crogiolo europeo di tutti i piccoli allevatori che hanno magari dei piccoli gregi, che però hanno gli animali ma non sanno poi trattare questi. Quindi ci chiedono se possiamo lavorare per loro questi materiali, e io ben volentieri lo faccio, perché è bello sapere che poi questa ricchezza di questi animali viene restituita sotto forma di prodotti. La sostenibilità è una parola che sta andando molto di moda ultimamente, però qui a Biella la sensibilità la stiamo cavalcando da più di 20 anni. Una visita vale più di 1000 parole, perché veramente attraverso la visita uno capisce cosa vuol dire sostenibilità, e quindi vuol dire avere tutti impianti a LED per illuminare l'azienda. Abbiamo un impianto di depurazione talmente
valido, talmente perfetto che possiamo scaricare addirittura in superficie perché superiamo abbondantemente la tabella A di riscontro, ma non solo, riusciamo a recuperare il 50% dell'acqua che noi abbiamo trattato per riutilizzarla per di nuovo lavare i nostri panni. Con l'acqua di raffreddamento dei motori la usiamo per scaldare d'inverno tutta l'azienda e anche per dare l'acqua alle tintorie e quindi c'è un grosso risparmio energetico. Cos'è l'Italia che cambia? È consapevolezza nei giovani che viviamo un mondo che è finito e quindi non possiamo più pensare di continuare a fare come abbiamo fatto fino a ieri. In Italia c'è demograficamente crescita zero, ma per fortuna c'è anche forse un'osmosi di immigrazione e quindi di giovani. Dobbiamo integrarci, dobbiamo continuare e i giovani saranno il futuro del nostro pianeta.